non è facile dire. Non è facile dire così, il capogruppo in genere è così. Allora, il consiglio comunale di Alfano Striglia ha visto il progetto preliminare della linea alta capacità Milano-Genova per il valico dei giochi approvato dal CIPE con deliberazione numero 78/2003. Il progetto definitivo approvato dal CIPE con deliberazione numero 80/2006, che prevede un costo complessivo pari a 4.962 milioni di euro, condizionato al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vista la deliberazione del CIPE numero 84/2010, con la quale viene approvato l'inizio della fase di realizzazione per lotti costruttivi non funzionali, in particolare l'avvio della realizzazione del primo lotto costruttivo del valore di 500 milioni di euro, a condizione che venga trasmesso al CIPE l'atto integrativo della convenzione vigente tra RFI S.p.A. e COCIP, vista la deliberazione del CIPE numero 86/2011, con la quale si prende atto della stipula in data 11/11/2011 dell'atto integrativo alla convenzione vigente tra RFI S.p.A. e COCIP e si autorizza l'avvio della realizzazione del secondo lotto costruttivo del valore di 1.100 milioni di euro. Considerando che la realizzazione del terzo valico dei Giovi può comportare interventi tali da determinare un forte negativo impatto ambientale e sociale sul territorio del comune di Arquata Scriglia, considerato che le opere di cantierizzazione e la viabilità ad essa connesse impattano e modificano notevolmente ed in modo permanente le località di Moriassi, Redimero e Pradella, sulle quali insiste il vincolo archeologico dell'antica città romana di Varna, che vengono inoltre considerate aree agricole a forte dominanza paesistica dal PPP e dal nuovo PTR, considerato che le opere di cantierizzazione e viabilità ad essa connesse impattano, modificano notevolmente in modo permanente la vivibilità delle suddette zone, prevedendo la demolizione di fabbricati, espropri, l'aumento dell'inquinamento acustico e atmosferico, causando ripercussioni in tutto il territorio comunale dal momento che l'incremento del traffico produrrà disagi alla viabilità urbana e un peggioramento della qualità dell'aria. Considerato che i territori della tratta collinare e montana interessati dalle opere di cantiere della nuova linea ferroviaria risultano caratterizzati dalla presenza allo stato naturale di minerali asbestiformi e che tali minerali verrebbero alla luce in seguito all'attività di scarto per la realizzazione delle gallerie e sarebbero trasportati per tutta la provincia verso i siti del deposito con grave pericolo per la salute dei lavoratori e dei cittadini qualora non venissero prese adeguati provvedimenti. Considerato che la mancanza di uno studio idrogeologico approfondito, nonostante il forte rischio di interferenza con il reticolo idrografico superficiale dei più importanti corsi d'acqua presenti nel territorio comunale, porterebbe al danneggiamento dell'ecosistema naturale della zona. Considerato il rischio di sterilimento delle sorgenti di rigoroso borrasca del Monte Zucchero e la mancata previsione anti-opera, con la sola eccezione dell'abitato di sottovalle, della realizzazione di alimentazioni ed acquedotti alternativi affinché il servizio idropotabile sia assicurato per quantità, qualità e bassa qualità. Considerato che la strada del Bob, già realizzata in gran parte nel tratto previsto dal progetto definitivo, necessita di una sistemazione completa, non solo per consentire l'accesso al previsto campo base, ma anche come via di fuga per un'industria a rischio di incidente rilevante che è presente nella zona e che i progettisti non hanno tenuto nella necessaria considerazione, considerata la mancanza di chiarimenti circa i provvedimenti da intraprendere per rientrare nei parametri previsti dalla legge qualora si verificassero superamenti nei limiti di inquinamento, considerato che il costo dell'opera stimato in 1,6 miliardi di euro nel 92 per la tratta Genova-Milano è stato aumentato a 6,2 miliardi di euro per la tratta Genova-Tortona, mentre il fondo di 5 milioni di euro previsto per l'implementazione dei servizi sociali, scolastici, formativi, educativi a favore delle famiglie e dei lavoratori impiegati per la realizzazione dell'opera non è stato adeguato al costo della vita e alle reali esigenze delle amministrazioni coinvolte, considerato che i governi guidati dal centrodestra prima tra il 2001 e il 2006, poi tra il 2008 e il 2011 hanno abrogato le norme per le quali tra il 2006 e il 2008 il governo di centrosinistra aveva procedurato
ceduto alle Cine i contratti in essere con il General Contractor COCIV, demandando la progettazione e l'affidamento dei lavori alle più trasparenti procedure di gara previste dall'Unione Europea, che avrebbero portato ad un ribasso dei costi. Richiamate la lettera inviata dal Comune di Arquata Scrivia al Ministro della Salute, dottor Renato Balbuzzi, relativamente alla problematica amianto che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. Richiamata la delibera del Comune di Arquata Scrivia del 7 dicembre 2005, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, delibera il proprio parere negativo rispetto al progetto per la realizzazione della linea denominata linea alta velocità, alta capacità verso Valico di Giovi, confermando le determinazioni contenute nella delibera votata all'unanimità dal Consiglio Comunale di Arquata Scrivia in data 7-12-2005. Delibera di chiedere l'istituzione di un tavolo istituzionale permanente insediato presso la Presidenza del Consiglio e formato dai Ministri delle Infrastrutture, dell'Ambiente e della Salute, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni coinvolti nella realizzazione dell'opera. Di chiedere l'istituzione di un osservatorio tecnico permanente che opera in loco con il compito di vagliare e trovare soluzione a tutti i problemi ambientali, sanitari, infrastrutturistici, economici e sociali collegati alla costruzione e alla messa in esercizio del terzo valico, allo scopo di minimizzare gli impatti sul territorio e di concertare tutte le azioni in grado di produrre compensazioni e benefici per le comunità locali. E chiedere che nella selezione delle imprese e del personale addetto alla realizzazione dell'opera si cerchi di dare priorità nell'assoluto rispetto della normativa di settore, oltre che dei criteri di trasparenza e di legalità delle procedure di appalto, all'assunzione di personale residente del Comune di Arquata Scrivia. Di chiedere se proprio al fine di garantire la massima trasparenza e legalità nelle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei lavori vengano adottati e eseguiti scrupolosamente con la supervisione delle prefetture e col coinvolgimento del General Contractor tutti i criteri di scelta e di controllo del corpo d'ente al luogo necessario, con particolare riferimento alla delibera CIPE 58-2011, approvazione linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia, ex articolo 176, comma 3, lettera E del DLGS 163-2006. Di chiedere che sia messo a disposizione dell'appaltatore il budget necessario per la realizzazione di un'accurata campagna di analisi anteopera delle rocce e dei terreni che saranno interessati dal terzo valico. Ai comuni interessati dalle opere dovrà essere lasciata la scelta dell'ente, università o istituto di ricerca che dovrà eseguire i controlli, evidenziando al contempo che i comuni potranno avvalersi della consulenza dell'ARPA per la scelta delle compilature da chiedere per la valutazione dei risultati ottenuti. L'appaltatore dovrà altresì fornire un dettagliato piano relativo al trattamento, stoccaggio, trasporto e utilizzo dei materiali in scalo prima dell'inizio del lavoro. Di chiedere che in funzione di quanto espresso nella relazione preliminare redatta sull'argomento dal professor Barra del Politecnico di Torino per conto della provincia di Alessandria, nella fase di progettazione esecutiva vengano affrontate le problematiche riferite alla stabilità dell'attuale ammasso, nonché la caratterizzazione geotecnica, effettuando sondaggi geognostici delle formazioni geologiche presenti nel sito ed un piano di caratterizzazione geotecnica dello smarino da riposizionare con campioni rappresentativi di blocchi omogenei al fine di verificare la presenza o meno del medesimo di amianto e poter quindi valutare l'adozione di criteri cautelativi necessari per l'estrazione, il trasporto e lo smaltimento. Di chiedere che si attivino tutti gli accorgimenti necessari per dare il rischio di compromissione per le sorgenti di Borlasca e del Monte Zucchero, realizzando anche opere ma prodotti alternativi in collaborazione con Agos. Di chiedere che l'osservatorio ambientale coordinato dal Ministero dell'Ambiente con la partecipazione delle province interessate, previsto al punto 7b delle prescrizioni della delibera CIPE 2006, non si limiti a valutare sotto il profilo ambientale delle opere e a sovrintendere al previsto monitoraggio ambientale, ma rappresenta un'occasione di vera e propria concertazione tecnica e istituzionale tra i diversi livelli di governo, tra questi e RFI, per seguire tutte le attività di progettazione e realizzazione.
la quale si è assicurata la presenza di ARPA, degli ASL competenti per territorio, oltre che degli enti con attribuzioni funzionali in materia di risorse idriche, di corsi d'acqua e dei comuni interessati dall'opera. Di chiedere che vengano resi noti i contenuti dell'atto integrativo siglato da COCI e FI, onde poter valutare eventuali problematiche che dovessero sorgere in proposito. Di chiedere che Trenitalia S.p.A. si impegni di concerto con le regioni Piemonte e Liguria a potenziare il trasporto pubblico locale pesantemente dimensionato negli ultimi anni sulle direttrici storiche Genova, Torino, Milano, considerato che i pendolari non andrebbero comunque a usufruire della tratta ad alta velocità in oggetto. Di chiedere che il governo dimostri con chiarezza l'utilità di quest'opera attraverso un piano industriale che ne delinei tutti gli aspetti positivi e negativi al fine di rappresentare l'opinione pubblica sconcertata da un investimento infrastrutturale di impatto ambientale significativo, quali sono le ricadute dell'opera sullo sviluppo del sistema logistico di trasporto del paese e dei territori coinvolti. Di chiedere che al fine di dare alle collettività locali un'informazione corretta, sistematica, capillare e trasparente sul progetto, sullo stato di avanzamento dell'opera, sugli impatti ambientali e sociali, sulle opere di inserimento, sulle modalità di esecuzione dei lavori, sui ruoli e compiti di tutti gli attori coinvolti nella realizzazione, sia prevista una consulta nella quale COCI e RFI possano relazionarsi direttamente con le associazioni e i comitati aventi sede nei comuni interessati. Delibera di assumere la tutela dei diritti e degli interessi della propria comunità e del proprio territorio, ogni iniziativa legale che si rendesse necessaria, nonché, in assenza di adeguate certe garanzie e soluzioni in merito alle problematiche sollevate circa la salute dei lavoratori e cittadini, circa la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, la tutela dell'ambiente, ogni azione istituzionale volta